This is a voting session and I expect that this session is respected. We are in a sovereign moment. We are in the middle of a voting session. This parliament and its members need to be able to vote. Today is indeed a historic day. After years of intense work, the pact of migration and asylum becomes a reality. It is a huge achievement for Europe. And this excellent achievement is built on the outstanding work of so many. So let me start by thanking Vice President Skinas and Commissioner Johansson for your amazing work, tireless work. Now, this package goes a long way. It will not magically solve every issue overnight, but it is 10 giant leaps forward. It will simplify procedures. It will reduce lengthy application processes. It will increase and intensify coordination. And ultimately, it will ensure that those who are in desperate, urgent and legitimate need for protection get it and get it fast. It ensures that no member state will be left alone again to cope with the pressure, whether that state is in the Mediterranean or on other land routes. The Governing Council decided today to keep the three key ECB interest rates unchanged. The incoming information has broadly confirmed our previous assessment of the medium-term inflation outlook. Inflation has continued to fall, led by lower food and goods price inflation. Le condizioni politiche tra i leader nel Consiglio europeo per raggiungere già un'intesa in questi giorni, in queste settimane, non sono facili. Ma purtroppo la realtà spingerà certamente nei prossimi mesi, forse sarà la prossima Commissione, vedremo, alla fine arrivare a una nuova decisione di utilizzo di risorse comuni per obiettivi comuni, perché la realtà spinge in questa direzione. A tutela della vigna e del vino, di quel patrimonio che vediamo attraversando le nostre colline, qui in Franciacorta per esempio, in cui l'uomo lo ha scolpito, garantito, mantenuto, ed è anche in nome della sostenibilità ambientale che uno difende il primo ambientalista del pianeta, che è l'agricoltore. E oggi lo facciamo insieme a tante altre nazioni, 30 delegazioni internazionali che qui con noi discutono di vino. Noi, Roberto Di Lenarda, professore ordinario di malattie odontostomatologiche, rettore magnifico dell'Università degli Studi di Trieste, visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, su delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione del 13 settembre 2023, vista l'approvazione del Ministero dell'Università e della Ricerca, conferiamo a Sergio Mattarella la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza, honoris causa, per l'alto contributo dato alla trasformazione della frontiera adriatica da territorio di divisione ad area di dialogo e di edificazione del processo di integrazione europea, nella comune coscienza dei diritti umani e nella luce delle libertà democratiche. Grandissimo.